Gentili amici, bentrovati da Andrea Di Pre. Ho per voi pronta oggi una grande esclusiva televisiva. Finalmente riesco ad entrare nello studio di uno degli artisti più conosciuti, più amati, ma anche più liberi oggi che abbiamo in Italia. Una grande storia che tenteremo di riassumere, di compendiare, anche se è impossibile in 30 minuti dire tutto, un po' tutto. Sul racconto, sulla luce, sull'anima, ma anche sulla preveggenza, anche sulla novità, anche sugli stilemi, anche su ciò che l'artista è riuscito ad intuire, a presagire. Insomma, è un grande momento con un artista conosciutissimo, devo dire, per esempio, oggi è giugno 2010, ho qui con me la rivista Arte Mondadori del marzo 2010, eccolo qui, pubblicato, a piena pagina. L'artista conosciuto a tutti come Pascal, qui ecco, voglio anche citare, poi leggeremo alcuni Certo, passi certo. scritti da Giorgio Falossi, Carmelo Pasini in arte Pascal. E subito, Carmelo, il mio ringraziamento per perché un artista della tua storia, della tua importanza, mi ha subito accolto senza preavviso, Sì, il mio molto invito a attento. venire qui a Nova Milanese, dove siamo, esattamente in Via Grandi 57. Vi invito tutti a venire qui nello studio, nell'atelier, dove fra quadri, fra racconti, fra lettere, fra pubblicazioni, fra ricordi, e insomma, Pascal è un artista che ha sempre coltivato il suo ideale di pittura e di libertà. Carmelo, intanto allora mi fa molto piacere, senza Piacere retorica, mio. che essere qui con te. Allora, prima di vedere alcune tue opere scelte, poi attenzione, in sovrimpressione avete sia il telefono dell'artista, sia il sito internet, dove poter vedere un po' tutto e anche vedere molte più opere della trasmissione stessa. Beh, intanto volevo partire con Dal Cosmo, olio su tela su pannello, 1,30 x 80 x 2 di profondità, che è l'opera qui che vi mostriamo in esclusiva. Pensate, l'opera pubblicata su Arte è qui con me, Dal Cosmo. Preveggenza, è l'artista che vede e intuisce ciò che potrà accadere. Ma intanto, Carmelo, prima di iniziare, anzi, ti chiederei, se vuoi, di raccontare la tua storia brevemente, da dove sei nato ad oggi. Ma io sono nato a Milano e la storia del mio percorso pittorico è da sempre. Però è chiaro che nella mia vita non ho fatto solo quello, però nell'arco di una trentina d'anni mi sono dedicato esclusivamente alla pittura e penso con molta soddisfazione perché i risultati sono stati piuttosto validi, interessanti e di immensa soddisfazione. L'aver conosciuto Sio Di Pre è stata un'occasione per poter Divulgare, certo, divulgare divulgare è giusto, ecco. 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 Diciamo una cosa, questo lo dico anche per i collezionisti. Allora, voi sapete con quanto rispetto io tratti un po' ogni fenomeno artistico. L'artista nasce, come sei nato tu, con queste caratteristiche di voler creare e rappresentare. Però è anche giusto per i collezionisti che ci guardano dirvi subito, ma già lo capite dalle opere, che Pascal è sì un preveggente, unico in ciò che fa e artista che ama la pittura realmente, fuori da schemi o ideologie, ma è anche vero che è un artista che non è fuori dal contesto del mercato, mi spiego, cioè conosce perfettamente gallerie, anzi conosce tanti, tanti momenti, epopee, tanti anche, tante gallerie televisive, anche per dire, questo lo dico perché dovete capire che è un'arte non dell'invenzione, non è una trovata dell'oggi. Sono opere storiche, Ma opere, direi ecco, proprio di sì, opere perfetto. che hanno da 25-30 anni fino ai giorni nostri, insomma. Non sono un improvvisato, questo è il discorso. Lo voglio dire questo perché, sai, la TV c'è sempre il rischio della Ma supervisione, però no, no, no. ecco, è un'intervista che l'artista ci ha concesso giustamente qui dal suo atelier, proprio così anche per condividere dei momenti di emozione e di bellezza. Allora, una cosa ti voglio chiedere, se vuoi, Carmelo,
c'è Pascar, ti chiamo perché questo è il tuo nome d'arte. C'è nel corso della tua vita artistica finora un ricordo particolare, c'è un accadimento, un fatto, una persona che ti viene in mente in questo momento? Qui è venuto il sindaco di Nova Milanese di recente a fare un'inaugurazione, ma c'è qualcosa che vuoi ricordare, una persona? Non lo so. Ma un In accadimento particolare, ce ne sono tanti. particolare non esiste, c'è una carriera dove gli accadimenti sono stati tantissimi. Diciamo le fiere, avrò fatto almeno 30 fiere, le ho fatte tutte. Cioè praticamente chi mi conosce lo sa, perché mi conosce sicuramente, Beh, insomma, sei sempre presente anche su riviste importanti, avete visto? Ma sì, ma non è solo non quello. è certo, sì. Io nel 1964 ero già sulla rivista Il Quadrato, che è diretta da Giorgio Falossi, che è stato non solo un mio primo, diciamo, che ha avuto parole, consenso, ho avuto consenso di questo personaggio molto importante che è il direttore, il titolare della rivista Il Quadrato. Questo è un personaggio che poi ho fatto così tante di quelle fiere, tante di quelle mostre che insomma, probabilmente chi mi sta ascoltando dirà: hai voglia, te lo Ah, conosco. chissà quanti che ci vedono diranno: ah, ecco, guarda Carmelo, Insomma, ecco, Pasini in televisione. lo conoscono Ecco, ma sicuramente. questo anche, anzi, chiamatelo anche personale, però voglio così citare quello che Giorgio Falossi ha scritto, proprio che scrive Beh, ha Pascar. fatto un articolo che ha centrato perfettamente quello che era il mio Cioè, pensiero, ecco. per esempio, chiudo dicendo: Pascar è indicazione di una gestualità che rende la tela partecipe di un messaggio reso in forma specifica. L'artista è il coordinatore degli eventi a cui noi spensierati assistiamo. Gli eventi sono i passi che da fuori mi hanno condotto nello scrigno di un grande artista, Carmelo Pasini. Beh, lui E è questo, stato, ecco. questo è il resoconto suo di una visita dove siamo noi Sì, adesso. ecco, Questo lui è proprio stato e corredato dall'opera che questo. ho qui, l'ho scelta apposta da Ecco. mostrarvi. Allora, adesso giustamente appoggio un attimo qui, ecco, Sì. qui ricordo che siamo nel suo atelier, vedete quadri ovunque, perché è qui il tuo scrigno, brava, hai detto bene Falossi, lo scrigno, la Wunderkammer. Allora, permettetemi con massima libertà di presentarvi alcune opere. Guardate per esempio questo. Questo è il titolo Spiragli. Lo spazialismo, Sì. la pura astrazione mentale, il grado della coscienza, ma ancora la necessità di essere un trasformatore favoloso del reale, coordinatore di eventi. Voi dovete misurare queste opere sulla scala della più alta rappresentazione occidentale. Certo, non importa se Castellani, se Boetti, se adesso siamo andati per la maggiore, No, qui vedete? stiamo Ecco. parlando di somme e grandi artisti, non è che ci si voglia, diciamo, paragonare a questi enormi personaggi. Cioè, ognuno ha poi la Beh, sua. Pascal, io penso che tu, giustamente, rispetto questi artisti nella loro unicità, ma sei anche tu unico in ciò che hai fatto e rappresentato. Che poi forse, senti, è chiaro, ti sei sempre mosso con grande dignità e rispetto, ma che poi forse tu non abbia per un certo tempo seguito. Perché voglio solo far vedere una cosa, possiamo far vedere un attimo questa immagine? No, No, ma non direi, no, non è No, 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 ma uno. non è, può essere un caso, ovviamente. No, no, ma non lo farei, non lo farei vedere, no, no. No, ma no, no, guarda, ascolta, No, mi c'è assumo io una la, certa no. somiglianza, Allora, non mi assumo io la è che. responsabilità, mi assumo. Però, allora, quest'opera qua, in fotografia, è un'opera famosa e storica dell'artista. Sì, d'accordo. Poi, adesso, qui senza fare riferimenti a chi è o chi non Sì, è, ma non è però che. la pubblicistica nostra Sì, ma contemporanea non. sembra aver ripreso quello schema. Ripeto, coincidenze, sta di fatto una verità Certo, inattaccabile, che sei un preveggente. Permettimi, una verità inattaccabile che sei un preveggente, che sì, sai vedere d'accordo. cose. E quindi sei modernissimo. No, no, ecco, grazie alla regia. Cioè, e quindi sei modernissimo in ciò che non c'è nessun Ma riferimento a no, niente. Però è assolutamente. giusto documentare No, questo. fa piacere che un mio quadro sia stato
ispirazione anche per altre volontà, questo può. Questo volevo dire, ecco, perfettamente. Non è nessuna. E intanto votiamo ancora. Questi sono quadri, secondo me, molto belli e difficilissimi, perché bisogna vederli dal vivo, perché qui c'è un lavoro di fondo non indifferente, insomma. Sono spiragli, che vuol dire speranza, al di là di questa operazione c'è la luce e c'è la speranza, insomma. Questo è il significato di questo tipo Di pittura analitica, di anche di pittura osservazione, analitica, vedete certo. anche, no, complimenti, perché poi c'è tutto un discorso anche di ricerca e di momenti psicologici legati al tuo modo di creare e di rappresentare, la tua psicologia, e credo che la tua necessità di non essere artista convenzionale. Poi vi mostrerò anche alcune opere figurative. Tu sei un grande paesaggista di visioni, di momenti, ma ecco, per esempio, spostiamoci. Allora, scusa, un'altra precisazione importante. Io vi sto raccontando in mezz'ora una storia. Io vi sto raccontando in mezz'ora qualcosa che anni e anni di pittura e di Sì, quadri. insomma, sicuramente. Quindi vediamo anche cose contrastanti fra loro. Per esempio, ma sempre con la tua armonia, guardate anche quest'opera. Questo è quasi un paesaggio da fiaba, possiamo dire. Quasi un. Guardate che meraviglia. Ma anche nella forma, Sì. vedete, tutti pezzi unici, tutti archiviati chiaramente dall'artista. Ma sono solo alcuni esempi, è impossibile. Cioè, l'unico modo, Carmelo, per riuscire a raccontarti era quello di farlo in questo modo, con la massima spontaneità, passando da un quadro all'altro. Poi ve ne mostro anche altri Quello è se. un bello, è un quadro molto ben riuscito e ha un significato addirittura storico, perché questi cipressi li conosciamo bene, insomma, Ecco, sappiamo di chi sono. guardate che meraviglia, vedete la figurazione? E qui vanno i cipressi in duplice finale, questo è un. No, per fare il richiamo, ma certo poi i cipressi è da sempre l'albero anche che va ad indicare, una volta delimitava i confini Sì, ma del guarda che razza lavoro, ecco è. sì. Pascal, direttamente qui dal suo studio, dal suo showroom, dal suo atelier in Nova Milanese, Milano. Siamo vicinissimi a Milano, ovviamente, ma Sì, lo dico. praticamente è Milano, perché Ecco, è un interland, lo dico anche per chi è più lontano o chi è all'estero. ma no, è qui, Ecco, detto è qui, abbiamo anche del figurativo, quanto possiamo vedi. mostrare alcuni quadri, possiamo prenderli un attimo, Pascal, possiamo prenderne alcuni, ecco, alcuni quadri da dietro. Ecco, possiamo pure raccoglierli. Allora, prendo anch'io, vediamo un Cioè attimo. mi metto di No, qua perché è voglio. perfetto, benissimo così. Questo è un po' abusato come soggetto, però insomma Ma vedi, è sempre piacevole. anche in un banchetto iconografico così chiaro e anche ripetuto, notate l'intelligenza per la materia, per la concrezione empirica della materia che in queste opere di Pascal ambisce una sorta di misteriosa permutazione. Come spiegare questo magma galattico di colore che minaccia di travolgersi in silenzio? Come spiegare questo incontro ravvicinato con l'universo? Come dire che c'è l'espressionismo? Cioè, hai attraversato il simbolismo, l'espressionismo, la metafisica, la pittura di paesaggio. Ecco chi è Sì, il l'artista. Certo, girasole è un pretesto per far pittura, ecco questo. ogni opera ha il suo certificato di autenticità, olio su tela, stampa per 50. Questo è il mio girasole, È il ecco mio l'artista girasole. che. Sì, perché sono stati così tanti che naturalmente questo è il mio. Raffiche di prelibatezze cromatiche, gustosità papillari che l'artista impugna e rappresenta. Aspetta, no, fermo, perché se no non capisco che è stato interrotto. Vai. Vi ho detto prima che Pascal è un autentico visionario. Come
può rappresentare un visionario il Duomo di Milano? Eccolo qui. Qualcuno mi tirerà le orecchie, ma insomma, per me è il Duomo di Milano. Guardate che spazialismo, vedete che è possibile entrare proprio, giustamente, sì, certo. Come in un taglio di fondana, ma il riferimento è tutto tuo, è privato, è personale. Ma c'è stata una critica, che dico, l'essenziale proprio. L'essenziale. Complimenti. Eppure dai l'idea, avete quella madolina in alto. Insomma, come... Il Duomo di Milano, guardate, per un milanese a mio giudizio questa è un'opera da confermare subito, a parte che tu sei nato proprio a Milano, giusto? Sì, certo, certo. Pascal, vedete, 2009. Ecco, notate l'opera com'è costruita, vedete dietro con questo è possibile. Però c'è una ricerca tutta in solitaria che hai voluto fare. Sì, con... sì, sì. E Pascal, possiamo dire che effettivamente forse il primo pensiero che desta tutta la tua arte è il grande tema della libertà? Mi sembra questo, cioè che tu sei riuscito... Ah, sì, io non ho una linea ben precisa, Io spazio secondo come cioè, non è che ho una linea precisa per no, perché sei libero, c'è sempre una tua riconducibilità, certo, ma sì, sei libero, cioè, sì, non sì. Hai creato per il mercato e basta, questo no, possiamo no, dire. Certamente, certamente. Continuiamo ancora con queste nostre visioni, guardate. Sono bellissime comunque, anche come novità. Ma qui non poi, serve la cornice. Poi andare a vedere anche come il certo, fondo, come era. Il fondo, sì. Ma no, ma la coerenza, la compostezza. Si vede anche, bisogna vedere dal vivo, insomma, sì. Ecco. Beh, io invito tutti a venire qui a Nuova Milanese, nel tuo atelier, previo appuntamento, basta chiamare l'artista, il numero è solo in persona. Venite qui, vedete, scegliete, guardate anche, c'è moltissimo da vedere. Di andare sul sito anche. Ecco. Poi il sito internet è vero, quello che è lo strumento che... vedete sempre in onda per anche entrare in contatto con l'artista. C'è poi, dovete pensare a queste astrazioni mentali che poi però possono ricondurre ad una forma visibile e riconoscibile, come è il caso, ne ho preso uno, guardate questo per esempio, di questa figura. Okay. Vedete anche in queste creazioni, poi hanno un'immediatezza, giustamente sei un sintetista perché semplifichi in questi casi, e non, cioè, avete visto prima dell'opera figurativa molto diversa, però in questo simbolismo che vai a creare, vai ad inverare, quasi a rappresentare degli aspetti medianici, contraddicenti anche, ma sempre con questa linea, questa purezza. Notate che soltanto la sapienza, soltanto chi fa dell'arte una montagna e una pratica, è una prassi di dimensioni a dimensioni enormi, può arrivare a questi risultati, a questi livelli. Ecco, è il fatto di questa trasparenza con questo tipo di materiale dà anche una... degli effetti, sì, sì. Sì, sì, sì. Bene, continuiamo. Insisto questa un po'. Via Palma. Ecco, dal Duomo di Milano, vediamo alla... a come Pascal dice e scrive Palma, giusto? Questa è la via Palma. Senti, Pascal, cos'è l'arte per te? Cioè, cosa deve tentare di esprimere l'arte per te? Quello che c'è dentro e basta, non c'è altro. Ognuno ha dentro di sé quello che vuole esprimere, non ci sono dubbi. Certo, occorre riportare un'emozione, una ma sulla, certo, sulla tela. Certamente, certamente. Guardate la palma dell'artista. Qua c'è anche un po' futurista per alcuni aspetti di queste forme, un po' da Depero, ma è tutto il suo modo, il suo linguaggio. Mi piace perché un artista del tuo calibro, della tua forza, così è in TV anche con i suoi riferimenti, come hai sempre fatto, perché non ci sono mediatori qui. Qui si arriva direttamente nello studio dell'artista, direttamente nello studio. No, nessuno, non mi ha mai detto nessuno come devo dipingere, cosa devo dipingere, niente, è così, e basta, insomma.
Sì, non sono mai opere nate per un obbligo, per, ecco. Volevo mostrarle anche perché so quanto è importante che siano anche i quadri direttamente a darvi l'idea dell'artista, ovviamente, guardate. Guarda che sono immediatissimi anche in televisione. Sì, sì, sempre con quel... con quel lavoro con, di ricerca sul colore. Quella trasparenza che sta dietro, che dà una... non so. Questi sono tutti lavorati, sulle, cioè non è che c'è una lavorazione non indifferente. Insomma. Certo, no, ma si vede anche come, anche negli sfondi, certo, sì, certo. Sì, certo. Anche i passaggi cromatici per arrivare a questa compostezza e poi all'effetto anche, potrei dire tridimensionale o di la profondità, perché l'opera diventa non più un quadro, ecco, ma c'è... si va oltre il quadro stesso come convenzione. Ecco, notate anche sempre l'importanza di questi monocromi sui colori, perché sono esatti. Pascal è artista esatto nella scrittura, nella scelta delle parole e delle immagini. Guardate anche questo, bellissimo. Queste sono sensazioni che ti vengono al momento, non sono nemmeno pensate. Si fanno e le faccio e buonanotte, insomma, non è che si pensi, si progetta, si va e viene fuori il quadro. Sì, sì, c'è una strategia dell'incontinenza, c'è un angelo che ti chiama, un demone che ti chiama e ti ispira. O ti svegli alla mattina e fai un quadro. Cioè non è che l'hai progettato e niente, ti viene e lo fai e vai fino in fondo e il risultato poi può essere piacevole o non piacevole, questo è un altro discorso. Sì, sì, però non c'è nulla di calcolato, assolutamente, no, neanche. Assolutamente. No, poi è chiaro che tu hai coniato, permettimi però di dire questo, Pascal, un tuo alfabeto, un tuo linguaggio, cioè un tuo stile, un tuo stile, è chiaro, come Licata o altri che, che hanno avuto le loro... Guardate ancora una volta il lavoro, ma poi anche il concetto astratto. Parlavo prima dell'astrazione mentale, qui non c'entra la geometria euclidea, o meglio, qui la geometria di Pascal non è intesa come espressiva di spazio, è uno spazio mentale quello che l'artista va a riprodurre sulla tela. Precoordina i nostri, ciò che l'osservatore vede. Guardate anche gli effetti di cromatici proprio nello spostare, perché è proprio il lavoro anche che l'artista ottiene di... È un importante, corniciaio, che è anche un grande conoscitore dell'arte, dice: se lei non firma un quadro, lo mette in mezzo al centro, io lo vado a trovare. Per dire, no? Sì, sì, non serve neanche. Qui c'è sempre la firma, ma non serve neanche. Sì, lui dice: non c'è bisogno di firmare, io lo vado a trovare il quadro. No, è così. Ma al di là della forma che rappresenti, proprio lo stile tuo che è unico, Pascal. Guardate anche... Senti, questi sono, segnali che convergono verso un pensiero, verso un discorso, insomma. Non è che sono fatti così. No, è certo, c'è una lettura dell'opera, certo, chiaramente, certo, ecco. Certo. Che l'artista, perché la suggestione è sempre quella di un fatto, di un modo di descrittivo che poi viene trasformato in simboli e riferimenti, come in questo caso, quindi in questa anche precisione che hai nelle tue parole, nelle immagini. Ecco, chiedo alla regia se vi possono passare l'opera che è lì dietro, bellissima, che quasi dimenticavo. Sì, anche lì. È quella, perché lì hai unito i vari aspetti, il simbolismo. La neve verde non si è mai vista, però. Fate attenzione.
Io l'ho vista Allora, così. opera che si... Notturno, olio sottile a 50x40 del 2003. Allora, se, dove avrà visto questa neve verde o questo astro, questa pulsazione immersa nel verde penicillina? Pascal. Forse su Marte o forse sulla costellazione di Orione. Ma guardate cosa l'artista, questo autentico agrimensore extraterrestre che si chiama Pascal, è riuscito a vedere e rappresentare. Questo è un quadro straordinario che dà l'idea di come tu possa in pittura, in arte, impiegare strumenti, riferimenti, istanti diversi, quasi per, in forme e modi. Ma anche la stesura, anche il tipo di materiale, cioè questa lavorazione, sono soddisfatto di questo tipo di risultato, ecco. Ma sì, perché c'è tutto in questo, la forma ora più compassata, ora più increspata, Sì, e poi la d'accordo. visionarietà d'insieme. Queste Certo. sono le forme e i riferimenti. Chiedo ancora se è possibile, perché volevo farlo solo anche per avere un attimo dei quadri più piccoli, ma lo dico per il pubblico anche, che sono lì esposti, uno, due, solo per dare l'idea Ma anche delle quelli sono forme. per i bambini quelli là, Ma delle forme più, ma sono sempre opere ma ci tue. sono quelli più piccoli che... Ecco. Ora prendiamo, scusate, prendiamo, scusa la regia, quello sopra un attimo, grazie. Perché qui c'è da scegliere moltissimo, Sì, però ma chiaramente. sul mio sito internet questi qui ci sono Ci tutti, sono tutti quanti, lo li so, vedono infatti. tutti. Infatti è al sito che faccio riferimento e richiamo, però volevo farvi vedere anche come, venendo qui Nuova Milanese, grazie, è possibile vedere e guardate questo. Perché occorre anche far Questo vedere è addirittura del 96, le. vedi? Basta girare un attimo, guardate. Benissimo, io direi, ecco, uno di questi, ecco, due alcuni di quelli piccoli vorrei farli vedere per capire come in alcuni casi la pittura diventi per te, non dico un gioco, ma sempre legato ad una tua immagine. Guardate per esempio, permettimi, Questi qui sono ma quadri. sono essenziali, ma c'è sempre il tuo Sì, timbro. ma sono quadri per i bambini, insomma, perché sembrano dipinti da un bambino. Ma Picasso impiega una vita per dipingere come un bambino. Cielo, terra e mare, guardate. No, sono adorabili anche questi. Lo faccio perché delle volte so che qualcuno vuole opere di formato molto piccolo, quindi. Che rivelano sempre l'inconfondibile timbro della poesia di Pascal. Siamo giunti al termine del nostro il primo incontro con te, direttamente qui da Nuova Milanese. Lascio a te le ultime parole per il nostro pubblico. Ma vi ringrazio per la pazienza che avete avuto nel seguire questa intervista e questa esposizione dei miei lavori. E niente, arrivederci. Pascal, la storia, giugno 2010, Andrea Di Pre qui nella visione immerso in queste opere che rivelano il timbro e la bravura oggettiva di un grande artista contemporaneo. Come avevo riconosciuto negli anni Falossi, così lo ribadiamo noi adesso e anche al tuo pubblico che adesso e tanti tuoi amici che ti conoscono, Sì, grazie alle tue sicuramente. persone e Grazie. grazie anche a voi che sempre ci preferite. Grazie. Grazie ancora all'artista Pascal ed Andrea Di Pre, un saluto, a presto.